Benvenuto nel nostro canale. Prima di dare inizio al video, ti ricordiamo alcune azioni importanti. Ti invitiamo a iscriverti al canale, a lasciare un like se il contenuto ti piace e ad attivare la campanella per essere sempre aggiornato su tutti i nostri futuri video. Oggi si apre un nuovo capitolo nella affascinante vicenda legale che coinvolge Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura. Il giovane è già stato protagonista di un gravissimo episodio di violenza nel luglio del 2018. Quando fu brutalmente attaccato da quattro individui fuori dalla famosa discoteca milanese Old Fashion. Le ferite subite includevano coltellate, calci e pugni. La tensione attuale si concentra sulla presunta diffamazione nei confronti dell'avvocato Alessandra Calabrò, che rappresentò Bettarini come parte civile durante il processo di primo grado contro gli aggressori. Recentemente, la situazione è giunta a un punto critico, culminando in un comunicato ufficiale emesso dal legale di Bettarini. Questa dichiarazione è stata rilasciata in risposta alle dettagliate notizie pubblicate sui principali quotidiani riguardo alla denuncia avanzata dall'avvocato Calabrò. Secondo indiscrezioni, sembra che l'avvocato abbia anche avanzato richieste di natura economica nei confronti di Bettarini. Nel comunicato, il legale del giovane ha voluto sottolineare l'importanza di tutelare la riservatezza delle informazioni e ha dichiarato che Niccolò, volendo evitare tali dinamiche, preferisce concentrarsi sulla sua difesa e sulle sue ragioni nei luoghi appropriati. Ci auguriamo che in futuro si eviti di alimentare ulteriormente questa vicenda, poiché spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria il compito di risolverla. Questo caso ha nuovamente posto sotto i riflettori la figura di Bettarini, stimolando riflessioni sul ruolo dei media e del pubblico nell'approcciarsi e divulgare questioni legali e personali. Ti invitiamo a condividere le tue opinioni nei commenti a fine video e a seguirci per ulteriori aggiornamenti. Grazie per aver visto questo video. A presto!